Si sono visti aumentare la tassa di soggiorno, ma in compenso usufruiranno di non pochi benefici concessi dall'assessorato al turismo, sia per visitare le attrattive della città che per usufruire dei servizi. Tutti coloro che, risiedendo in una struttura ricettiva, pagheranno la tassa, riceveranno infatti la visit card, un lasciapassare che in termini concreti si traduce anche in un risparmio economico. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Questa card che da oggi tutte le strutture ricettive potranno consegnare ai turisti, l'abbiamo voluta realizzare perché abbiamo bisogno di avvicinare i turisti a visitare il nostro centro storico, abbiamo bisogno di implementare una serie di servizi utili e sarà veramente molto semplice. È gratuita per chi paga la tassa di soggiorno, verrà consegnata e dopo aver inserito un numero di attivazione nel cellulare potrà semplicemente essere attivata e da lì inizieranno una serie di servizi. È gratuita per i turisti, per tutti i cittadini che vogliono potrà essere acquistata da qualche giorno nella nostra applicazione Visitfano oppure nel sito www.visitfano.info. Quali sono i benefici che si possono ottenere? Sono i benefici richiesti direttamente dai turisti che arrivano nella nostra città, per cui trasporti per arrivare nella città di Fano. Abbiamo accesso diretto al museo, ha accesso gratuito, tra 15 giorni apriremo gli scavi archeologici di Sant'Agostino. Inoltre chi ha la card avrà diritto ad una visita guidata nel centro storico insieme alle guide abilitate. Invece in zona mare, in collaborazione con il Ridosso, ci sarà la possibilità di visitare i luoghi del mare. Poi tanti altri benefici come ad esempio sconti nei biglietti dei principali eventi della città oppure sconti sul merchandising di Fano. Gli sconti grazie a una collaborazione con gli Itinerari della Bellezza e i principali musei del territorio. Insomma, un bel progetto che vuole integrare servizi e fare in modo che il turista possa vivere al meglio il nostro territorio. Non poco importante è la gratuità sui mezzi di Adriabus, che consente al turista, che magari risiede a Marotta, Ponte Sasso, Torrette, di partecipare a tutti gli eventi che si svolgono a Fano e a coloro che si trovano in città di raggiungere le spiagge di Fosso Seiore. L'utilizzo del servizio urbano a Fano, e in questo nel servizio urbano è ricompreso anche il collegamento extraurbano fino a Fosso Seiore e il collegamento fino a Marotta, è gratuito per il nostro ospite, quindi città, possesso della carta attivata, quindi valida, la presenta al controllore nel caso in cui viene chiesta. Il controllore verificherà che la carta è attiva e il nostro ospite può viaggiare tranquillamente per tutta la validità della carta, appunto, che è attiva per 7 giorni o 14, così come ci diceva l'assessore.